L'anteprima del nostro telegiornale con la questione della scomparsa del ischitano Andrea De Luciano, che ha fatto perdere le sue tracce per due volte in 2 giorni dopo aver fatto perdere le sue tracce ad Ischia. Era stato ritrovato a Bologna, dove però adesso lo stanno di nuovo cercando. Cercheremo di chiarire questa vicenda. A proposito del terremoto, della ricostruzione post-sisma a Casamicciola, è tornato a parlare il commissario Legnini, commentando le parole di Fulvio Martuscello, che chiedeva un cambio di commissario. Sentiremo la risposta di Legnini. Parleremo della manifestazione della pace in programma domani a Napoli. Parleremo di sanità con gli interventi chiesti a favore della terapia del dolore, così come parleremo di trasporti gratuiti chiesti dalla UIL Trasporti per andare effettivamente incontro a una migliore vivibilità delle arterie stradali. E poi la pagina sportiva con la maxi squalifica combinata dal giudice sportivo a Mario Lubrano, direttore sportivo dell'Ischia. Sarebbe più corretto parlare di inibizione per un anno. Cercheremo di chiarire questa vicenda con l'Ischia, che ha già manifestato la propria intenzione di presentare un ricorso, ma di questo e tanto altro parleremo dopo la pubblicità. Sull'isola di Ischia, per l'accoglienza di qualità, Cala degli Aragonesi. La Cala degli Aragonesi è l'approdo da diporto per vivere la vacanza a mare tra comfort e tranquillità. L'efficienza dei servizi, la comodità della struttura, la professionalità del personale, gli alti standard tecnologici, l'attenta sorveglianza, il rispetto della privacy ti accolgono in un 5 stelle del mare. Tanti ed esclusivi servizi, sia in banchina sia sul territorio, per risposte precise alle tue esigenze. Sull'isola di Ischia, nel porto di Casamicciola Terme, Cala degli Aragonesi. L'accoglienza a mare a 5 stelle. Centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetom Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Ciao, siamo il Trio Medusa e volevamo raccontarti di Caterina, che quest'anno è riuscita ad andare spesso al parco con gli amici. Poi c'è Michela, che con resilienza è riuscita a completare i suoi obiettivi nel mondo del lavoro. E che dire di Mario? È un portento nel mondo dell'hockey, non riusciamo più a farlo uscire dal campo. Perché questa normalità possa continuare per chi come Caterina, Michela e Mario soffre di distrofia muscolare, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Ordina il caffè di Wildm su giornatanazionale.wildm.org.
Pubblicità Media and Service. Buono Pubblicità. Agenzia Stampa e Propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Ischia, scomparso Andrea De Luciano. Il giovane isolano ha fatto perdere ieri le sue tracce, avvistato nella giornata di oggi a Bologna. Terremoto, Legnini, lavorerò fino a quando sarò in carica. Il commissario per la ricostruzione risponde così alla polemica innescata da Fulvio Martuscello. Aiello, trasporti gratuiti per rinunciare alle auto, a dichiararlo il segretario generale della UIL Trasporti Campania in occasione del convegno a Procida. Giudice sportivo, stangata per Mario Lubrano, un anno di inibizione per il direttore sportivo dell'Ischia Calcio dopo l'espulsione in Coppa Italia, la società valuta il ricorso. Buonasera e bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Teleischia. Una scossa di terremoto si è verificata questa mattina nei pressi della solfatara di Pozzuoli, nei Campi Flegrei. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano alle 7.06 hanno registrato un evento di magnitudo 1.1 ad una profondità di appena 3 km. Da circa 24 ore non si hanno più notizie di Andrea De Luciano, 23 anni, alto 1,83 m, ischitano, è stato visto a Bologna almeno. Questa è l'ultima notizia in merito alla sua posizione. A chiedere l'attenzione di tutti la zia Brigida, che ha scritto inspiegabilmente ieri è andato via di casa senza alcuna motivazione. I carabinieri lo hanno avvistato alla stazione di Bologna in stato confusionale e portato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Orsola, ma è riuscito a scappare anche da lì. C'è stato un avvistamento anche in via Larga, sempre a Bologna, presso il negozio, tra il negozio Bimbo Store e l'Unipol. L'ultima volta che è stato visto indossava un giubbotto verde militare con cappuccio, jeans e scarpe da ginnastica nere e bianche. E non sono riusciti però a fermarlo e ovviamente chiede la zia Brigida di aiutarla a ritrovare Andrea. Noi ovviamente ci uniamo all'appello per ritrovare Andrea De Luciano. E parliamo della ricostruzione delle zone colpite dal terremoto ad Ischia. Continuerò a lavorare fino all'ultimo giorno. Il commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini minimizza e getta acqua sul fuoco sulla polemica politica sollevata dal coordinatore campano di Forza Italia Fulvio Martuscello, che aveva chiesto la sostituzione proprio di Legnini. Tutte le strutture commissariali d'Italia scadono il 31 dicembre, spetterà al nuovo governo decidere cosa fare, ha dichiarato Legnini. L'intera conferenza stampa alla quale hanno partecipato i sindaci di Laquamino e di Forio con il commissario prefettizio di Casamicciola è andata in onda alle ore 18. Sentiamo però un passaggio relativo alla risposta del commissario stralciato appunto dalla conferenza stampa. Innanzitutto voglio lanciare, diciamo, un messaggio chiaro. Il mio mandato scade il 31 dicembre. Io lavorerò in modo pieno e senza soste fino al 31 dicembre. Per cui se qualcuno, e non mi riferisco alla politica, mi riferisco a chi deve fare le cose, diciamo, adesso si mettesse in attesa di quello che accade dopo, commetterebbe un errore, perché diciamo in questi 2 mesi e mezzo noi continuiamo a lavorare, fosse anche per completare una fase di ridisegno di tutte le procedure, cioè nei termini che ho già detto e che non voglio ripetere. Quindi io lavorerò esattamente fino all'ultimo giorno del mandato che mi è stato conferito in modo tranquillo e pieno, senza stare secondo. Legnini succederà a se stesso, l'unico che non risponde, non può rispondere, è Legnini. Quindi. Però le formo una seconda domanda. Intanto lei ha avuto già modo in maniera istituzionale, dopo per viaggiare, di avere contatti con qualcuno dei rappresentanti del nuovo governo, perché siamo ancora in fase di elaborazione e di composizione. Al nuovo governo io relazionerò con puntualità qual è lo stato dell'arte. Ovviamente le interlocuzioni sono doverose, io già le ho avviate le interlocuzioni, ma poi la decisione su chi debba fare il commissario spetta al governo, legittimamente.
Il trasporto pubblico gratuito contro l'inquinamento e per disincentivare l'uso dei mezzi privati. È stato questo l'oggetto del convegno organizzato dalla UIL Trasporti Campania che si è svolto ieri mattina a Procida. Ascoltiamo a proposito Antonio Aiello, segretario generale dell'organizzazione sindacale per la Campania. Un'occasione importante questa di Procida per fare il punto sui trasporti in Campania ma anche sulle piccole isole partendo dalla specificità di Procida capitale della cultura. Con la UIL, i vertici aziendali di EVAV, la politica, insomma parliamo di trasporti, parliamo anche di trasporti ecosostenibili in un momento in cui ecco, si va verso veramente questo nuovo sistema di trasporto sia per terra che per mare. Assolutamente, il momento è quello giusto. Diciamo che noi della UIL abbiamo approfittato dell'occasione in cui Procida è diventata una vetrina in tutto il mondo, quindi Procida capitale della cultura, per lanciare questa nostra idea di trasporto pubblico gratuito. Ciò per consentire ai cittadini di utilizzare meno il mezzo privato. Siamo stati ascoltati dalla regione ma anche dall'amministrazione qua procidana perché poi sono aumentate le ZTL e i report che ci arrivano di questa stagione sono positivi. È chiaro che per noi questa esperienza non deve finire qua ma deve continuare, anzi questa è un'esperienza, siccome Procida è un piccolo laboratorio, è un'esperienza da esportare secondo me su tutto il territorio nazionale perché il trasporto, la mobilità, così come che è un diritto costituzionale, così come la sanità e la scuola, dovrebbe essere assolutamente gratuito perché dovremmo abituarci a far meno del mezzo privato per le questioni che tutti conoscono, no? La transizione energetica, il miglioramento dell'ambiente. Se non iniziamo con un salto culturale a fare queste cose, noi tra qualche anno purtroppo andremo sempre più in difficoltà. Ne parliamo proprio del periodo in cui ecco, viviamo la difficoltà ecco, di far benzina o nafta, visto che c'è il caro bolletta, il caro anche energetico e quindi quanto costa mettere veramente le chiavi nel cruscotto e mettere in moto un'automobile privata se non un autobus o un treno. Il costo non è solo quello come giustamente ricordava lei, questo è il momento più opportuno per ricordarlo, ma il costo in termini di salute. Pensi che le polveri sottili, di cui il trasporto, la mobilità è all'85% colpevole insomma, della produzione di anidride carbonica nell'atmosfera, le polveri sottili causano quasi 50.000 morti all'anno solo in Italia. Senza contare le persone che si ammalano di questo. Le persone che si ammalano e anche le persone che muoiono sono un costo per lo Stato e un costo che lo Stato potrebbe abbattere aumentando magari il Fondo Nazionale dei Trasporti, dando più risorse alle aziende, permettendo alle aziende di investire più in acquisto di pullman elettrici con il biglietto gratuito per consentire alle persone di muoversi con il pullman e non con la macchina privata. E domani, venerdì 28 ottobre, a Piazza del Plebiscito a Napoli alle 11, si svolgerà una grande manifestazione per la pace convocata dalla Regione Campania. Abbiamo promosso questa manifestazione che è aperta a tutte le persone di buona volontà, ha sottolineato il Presidente De Luca. Una manifestazione che sollecita la partecipazione delle famiglie, delle ragazze e dei ragazzi, del mondo della scuola, delle professioni. Più la guerra continua, più la situazione sociale per le famiglie e per le imprese diventa insostenibile. Ed è arrivato anche l'appello dei giocatori del Napoli a partecipare alla manifestazione di domani a Piazza Plebiscito. Le armi devono fermarsi e deve riprendere il dialogo. Ascoltiamo le parole dell'attaccante Giacomo Raspadori e del capitano Giovanni Di Lorenzo. Vi invitiamo tutti venerdì 28 ottobre alle 11 in Piazza Plebiscito a Napoli, dove si svolgerà una grande manifestazione per la pace in Ucraina. Le armi devono fermarsi e deve riprendere il dialogo. Facciamo sentire forte la voce di Napoli contro la guerra. Uomini e donne della cultura dello spettacolo, del cinema e dello sport dovranno essere in prima fila a manifestare per la pace. Vi aspettiamo tutti in Piazza Plebiscito venerdì 28 alle ore 11. Venerdì usate i mezzi pubblici, ne va del vostro benessere per evitare di essere costretti nel traffico. L'appello che ha rivolto ai cittadini di Napoli Antonio De Jesu, assessore comunale di Napoli alla polizia locale in vista della marcia per la pace. C'è un dispositivo robusto, un piano di ordine e sicurezza pubblica organizzato dalla questura. La polizia municipale sarà fortemente impegnata per ridurre in maniera sostenibile il disagio che inevitabilmente ci sarà sulla circolazione stradale, ha affermato De Jesu, aggiungendo: dobbiamo ospitare 400 pullman, circa 20.000 persone. Il piano traffico è stato organizzato nei dettagli. Carenza di personale in sanità, il governo intervenga. A lanciare l'appello è il presidente della Regione Campania, De Luca. Il sistema sanitario in questi anni ha dato prova di grande efficienza,
riuscendo nella nostra regione a reggere benissimo l'impatto dell'emergenza Covid, nonostante una dotazione organica nettamente inferiore rispetto a quella di altre regioni, dice De Luca. Queste stesse carenze di personale però continuano oggi a rendere complicatissimo il lavoro nei reparti di emergenza. Sentiamo De Luca. Pensa di affrontare questa emergenza, urgenza, così come il titolo di questo convegno, Presidente? Ma intanto abbiamo dimostrato già il Cardarelli, con un'attività straordinaria del direttore d'Amore, che anche con misure organizzative possiamo avere dei miglioramenti molto netti. È chiaro che c'è un problema di fondo che riguarda il personale dell'area critica, che è estremamente ridotto, e quindi attendiamo che il nuovo governo prenda delle decisioni efficaci in questo senso. Abbiamo sia un problema di scarsità del personale medico per l'emergenza, sia un problema retributivo. La condizione lavorativa dei medici che sono al pronto soccorso ovviamente è profondamente diversa da quella di altri settori. Quindi bisogna affrontare anche questo problema, come tener conto anche della particolare delicatezza di questo incarico. Vediamo il nuovo governo se prende decisioni adeguate alla delicatezza della situazione. Poi ovviamente c'è il problema di estendere la medicina sul territorio per evitare che tutto si scarichi sui pronto soccorsi. Uno dei problemi che abbiamo in modo particolare nell'area meridionale è questo, la scarsità di strutture territoriali che facciano da filtro, porta poi a scaricare sui pronto soccorsi migliaia di pazienti che nel 90% dei casi possono essere curati tranquillamente negli ambulatori. Quindi la stragrande maggioranza degli accessi ai pronto soccorsi sono codici bianchi o gialli. È un'altra anomalia che bisogna risolvere. Ecco Presidente, lei ha parlato anche nella diretta di venerdì del nuovo governo, degli impegni per la ridistribuzione di criteri del riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Intanto però Fratelli d'Italia in Campania, il coordinamento regionale, anche in maniera un po' provocatoria, organizza il giorno prima la marcia della pace, una marcia a Salerno, la marcia della sanità campana, per contestare l'operato della regione. Come commenta questa iniziativa? Sono degli idioti. E una petizione è stata lanciata a Napoli per chiedere di non chiudere il rapporto di terapia del dolore presso l'ospedale Cardarelli. È stata avviata da Iris Savastano, consigliera comunale di Napoli, e la petizione ha già raggiunto oltre 40.000 firme. Sentiamo. Consigliera Savastano, lei ha promosso una petizione online contro la chiusura del reparto di terapia del dolore al Cardarelli. Qual è la situazione attuale? Allora, sì, circa 15 giorni fa ho attivato questa piattaforma dopo aver parlato con diverse persone che da anni si occupano di questo reparto e mi hanno appunto aggiornato sul fatto che a breve sarà completamente chiusa, in quanto dei 10 ante-Covid posti a disposizione, successivamente al Covid sono rimasti in 4 ed ora sono solo 2 occupati. Quindi la volontà politica, diciamo, sanitaria è quella di chiudere il reparto. Questo perché si vuole sostituire l'assistenza e il servizio del Cardarelli con medicina territoriale, quindi affidandole all'ASL, agli hospice. Ma in realtà, diciamo, sulla carta non è così, e oltretutto la terapia domiciliare dà comunque un'assistenza totalmente diversa: un medico che va ogni 10-15 giorni e un infermiere che va 1-2 volte a settimana. Capirà bene che il reparto, i malati terminali hanno delle sofferenze atroci che sicuramente non possono essere gestite così in modo superficiale. Diverso era invece il reparto di terapia del dolore, dove venivano assistiti H24 e venivano accompagnati con dignità fino alla morte. Quindi è giusto che in una società, diciamo siamo nel 2022, ci sia a Napoli un reparto di terapia del dolore, perché purtroppo i malati terminali sono sempre in numero crescente e quindi è giusto che ci sia questo servizio per i cittadini napoletani. L'appello quindi anche alla Regione Campania, che gestisce la sanità regionale, la piattaforma, la petizione che ha lanciato si avvicina anche alle 45.000 firme, come si aderisce?
Allora, io ho chiesto un incontro con il governatore De Luca e oggi in Consiglio Comunale presenterò un ordine del giorno che è già stato votato da tutta la maggioranza e quindi sono ben contenta che questo sia un tema condiviso da maggioranza e opposizione. Qui non c'è ideologia politica, qui c'è solo ed esclusivamente da garantire un servizio ai cittadini della Campania più in generale, perché sappiamo che il Cardarelli è l'ospedale più grande del Mezzogiorno. Quindi l'iter è arrivare in regione e far comprendere al governatore quanto sia fondamentale questo reparto per i cittadini della Campania. Come si firma la petizione? Si va sul sito change.org, si richiede dove c'è scritto cerca terapia del dolore, esce il link, si firma la petizione e si deve inserire oltre a nome e cognome anche l'indirizzo mail. Successivamente si va sulla mail e si dà conferma della firma sulla petizione. Quindi vi chiedo di darmi la forza di poter parlare al governatore e di poter fargli comprendere quanto sia importante che questo reparto rimanga aperto. Grazie. Vediamo uno sguardo anche ai dati dell'epidemia da Covid di oggi, 1918 i nuovi positivi, 3 i deceduti, ovviamente il rapporto riguarda la Campania, 11 i ricoverati in terapia intensiva, 268 invece i ricoverati nei reparti ordinari. Lo stato di salute del mare di Napoli è tutto sommato stabile, lo sottolinea Paolo Mancuso, assessore all'ambiente e al mare del comune partenopeo. Ci sono aree dove la balneazione è consentita ed altre aree dove bisogna ancora lavorare per restituire quel mare ai napoletani. Sentiamo. Lo stato di salute è sostanzialmente stabile, nel senso che abbiamo aree dove la balneazione è consentita e quindi i dati che ci fornisce l'ARPAC sono positivi, nel senso che ci danno sicurezza e garanzie, e altre aree in cui c'è ancora molto da lavorare, in particolare purtroppo sono le spiagge principali dei napoletani, cioè l'area est, San Giovanni, dove però già sulle spiagge abbiamo avuto dei riscontri meno sfavorevoli, diciamo. Stiamo lavorando con ARPAC e con l'autorità portuale per capire quando riusciremo a rendere agibili quelle spiagge, e sulla parte ovest, dove sta lavorando il sindaco Manfredi come commissario straordinario, per capire quali sono le azioni da mettere in campo per restituire quel mare ai napoletani. Si tratta di due situazioni critiche su cui stiamo molto lavorando. Il Comune di Napoli, essendo anche il comune capofila dell'area metropolitana, dialoga con gli altri comuni affacciati sul mare? Sicuramente esiste una delega al mare della città metropolitana che ha una competenza di coordinamento, a cui ovviamente Napoli, che come lei dice è capofila, partecipa con grande spirito di iniziativa. Cosa si può fare in vista anche dell'anno prossimo per migliorare le nostre acque, che sono un tesoro ambientale, culturale, ma anche alimentare e turistico? Devo dire che da questo punto di vista l'ambiente ormai viene prima di tutto, perché è stato inserito nell'articolo 39 della Costituzione come elemento discriminante per qualsiasi iniziativa pubblica o privata si possa mettere in campo. Abbiamo una serie di iniziative in corso, prima di tutto per la salute del mare, che riguardano gli scolmatori e gli sbocchi fognari, in particolare su San Giovanni, ma anche sull'aspetto straordinario per gli eventi straordinari su Coroglio, su Nisida. Stiamo lavorando in maniera molto intensa. La fognatura di San Giovanni, che è quella che rende, a mio parere, a nostro parere, non balneabili ancora le acque di San Giovanni, dovrebbe essere pronta di qui a poche settimane. Se ne sta occupando l'assessore Cosenza. Per quello che riguarda invece l'accesso al mare, sul quale abbiamo avuto momenti piuttosto critici in questa estate, stiamo lavorando con l'assessore all'urbanistica Laura Lieto per trovare formule che consentano di ampliare quell'accesso al mare in attesa del riordino della materia, che consentirà anche questo nel giro di pochissimi mesi, ci auguriamo, di restituire la competenza sulle spiagge, sulla costa,
al Comune di Napoli, oggi è di competenza dell'autorità portuale e stiamo molto lavorando per ottenere questo tipo di trasformazione. Maxi stangata da parte del giudice sportivo nei confronti di Mario Lubrano Lavadera, direttore sportivo dell'Ischia Calcio, che ha ricevuto una inibizione a svolgere ogni attività fino al 26 ottobre 2023 dopo l'espulsione ricevuta al minuto 88 dell'ultima gara di Coppa disputata dai gialloblu contro la Cerrana allo stadio Arcoleo. Secondo quanto riportato dal comunicato, Mario Lubrano avrebbe protestato in maniera molto colorita nei confronti del direttore di gara, che avrebbe poi estratto il cartellino rosso. Sempre secondo il comunicato del giudice sportivo, le proteste di Lubrano sarebbero continuate anche dopo la partita, al momento dell'ingresso dell'arbitro negli spogliatoi, con il DS Isolano che avrebbe addirittura ostacolato l'ingresso del direttore di gara nel suo spogliatoio, seguendolo fin lì e fermandosi solo grazie all'intervento degli agenti di polizia. Da parte dell'Ischia, nella persona del presidente Tagliavatela, è stata manifestata a noi massima fiducia nei confronti del direttore sportivo Mario Lubrano, preannunciando anche l'intenzione di ricorrere presso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale. E oltre a questa notizia, nel comunicato odierno del giudice sportivo c'è anche la squalifica di Mario Pistola del Real Forio per 3 turni, come anche una squalifica per D'Abronzo dell'Atletico Calcio, una giornata per D'Abronzo, che è un giocatore della prossima avversaria dell'Ischia Calcio. Tra i diffidati invece Mario Sogliuzzo del Real Forio, Grieco sempre dell'Atletico Calcio e Amendola del Saviano, che invece affronterà il Real Forio. Per quello che riguarda la promozione, un turno di squalifica per Nicola Conte e entra in diffida Ciro Saurino, entrambi sono giocatori del Barano. E a proposito di Barano, nonostante la sconfitta di ieri, il Barano esce vincitore dal doppio confronto col Santa Maria della Carità e guadagna l'accesso agli ottavi di finale, dove troverà il Santa Anastasia. Sentiamo i due allenatori a fine partita. Mister, una qualificazione importante contro la prima della classe. Sì, sono contento, sapevamo che trovavamo una squadra forte e organizzata per la categoria e lo sapevamo. Sono contento per la prestazione che hanno fatto i ragazzi, perché hanno dimostrato che quando vogliono sanno soffrire e essere determinati dal primo all'ultimo minuto. Sono stati sempre in partita. Tatticamente hanno fatto una bellissima partita di sofferenza, di voglia di non mollare fino all'ultimo. Questa era la cosa importante, perché noi sappiamo che da qua alla fine del campionato queste sono le partite che ci aspettano, specialmente quando giocheremo fuori casa. Gastaldi ha fatto una buona partita, deve crescere ancora tanto sotto dei punti di vista. Ricordiamoci che è un 2005, è un ragazzo di 17 anni, quindi bene, bene tutti, te l'ho detto, se devo dire uno sopra gli altri in questo momento non lo posso dire. Hanno fatto una partita di sofferenza, di compattezza dal primo all'ultimo minuto. Non è un problema di qualificazione persa se all'andato e al ritorno. Di solito la Coppa Campania è un campionato a parte che serve, diciamo, a noi allenatori per vedere le condizioni di chi gioca meno, di testare in effetti la situazione fisica di una squadra. All'andata si è preso 2 gol, penso agli ultimi minuti della partita, per questo motivo paghiamo questo, ma tutto sommato io devo fare un plauso ai miei calciatori per la prestazione che hanno fatta, soprattutto in 10. Hanno onorato quella che era una partita maschia importante contro un Barano ben messo in campo, ben allenato. Lo scopo è allenarsi con agonismo, cercando di mettere tutta l'intensità in campo, e a prescindere dalla qualificazione importante era il risultato a questo punto. Ripeto, la prestazione dei ragazzi è stata ottima, un complimento ai miei e un complimento al Barano, perché squadra che si è messa bene in campo, quadrata, sicuramente darà filo da torcere. Il giusto percorso per l'accesso al credito, il titolo del seminario promosso da Confidi Campania, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli, col patrocinio della Regione Campania, che si è tenuto nella sede dell'Ordine dei Commercialisti nel capoluogo campano. Vediamo.
Il giusto percorso per l'accesso al credito, il titolo del seminario promosso da Confidi, PMI Campania, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli con il patrocinio della Regione Campania, che si è tenuto nella sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli. All'evento hanno partecipato Angelo Bruscino, vicepresidente Confidi PMI Campania, che ha presentato i temi del seminario, ed Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, che ha illustrato il progetto del mese dell'educazione finanziaria. Ci sono delle alternative al credit crunch e noi siamo qui a proporne una in particolare. Dal mese di settembre, con grande orgoglio lo dico, il nostro Confidi, primo in Italia, è in grado di erogare direttamente un aiuto alle imprese. Da settembre abbiamo aiutato già 40 imprese con erogazioni mediamente di 35.000 euro di pura liquidità per affrontare il caro bollette e per affrontare tutti i costi che in questo momento le imprese devono affrontare e traghettarle al mese più importante dell'anno, che è dicembre, e cercare in questa maniera di farle ottenere quel necessario ossigeno dalle vendite per affrontare il 2023. Finalmente i Confidi, che fino a oggi prestavano solo garanzie, con la modifica della legge 106 possono erogare credito direttamente alle imprese. Questo è un passo importante e fondamentale, perché le imprese che si trovano in difficoltà, le imprese che non hanno la possibilità di ricorrere al credito ordinario, trovano una soluzione finanziaria nell'accesso al credito facendo domanda ai Confidi, che erogano, come detto, direttamente i finanziamenti. Maria Cristina Petricca, direttore Federas Confidi, è intervenuta invece sulla piattaforma meritodicredito.it e gli aspetti normativi del credito diretto della legge 108/96. La mia federazione, in tema poi di educazione finanziaria, un tema assolutamente importante per i singoli, per i cittadini, per la collettività in genere, ma anche per le imprese, su questo tema ha avviato già nel 2019 una piattaforma, meritodicredito.it, dove appunto le imprese, micro, piccole e medie in particolare, troveranno tutti quegli strumenti che gli permettono di approfondire appunto il tema della formazione. Ed ora il meteo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che dopo di noi andrà in onda la conferenza stampa di Giovanni Legnini, subito dopo il telegiornale. Intanto vi ringrazio per essere stati con noi e buona serata.